Carissimi amici, con il sottofondo un pezzo storico dei 99 Posse che si chiama Curro Curro Guagliù, lo teniamo come base perché proprio in questo momento abbiamo l'onore e il piacere di avere il manager storico di questo grandissimo gruppo, Rosario Dello Jacopo. Ciao Rosario, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto bene, ciao a voi. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, oggi è uscito un nuovo disco dei 99 Posse che si chiama Il Tempo, le Parole, Che noi abbiamo già acquistato, tra l'altro, in tutto ciò ci siamo subito fiandati. Senti, però io so che tu sei anche un grande tifoso azzurro e noi ti vogliamo fare anche qualche domanda calcistica in merito. Allora, c'è un imminente Roma-Napoli alle porte. Come vivi questo? Come vivrai questa partita che è sempre una partita decisamente delicata, lo sarà ancora di più visto che entrambe le squadre sono in lotta per la Champions League? Guarda, io la vivo con particolare disagio perché in questo periodo sono molto spesso a Roma e tra l'altro sarò a Roma proprio il 25 perché lo stesso giorno, sempre tornando a 99 Posse, loro suoneranno qui storico gruppo romano, la banda Bassotti, per cui mi troverò comunque nella condizione di essere a Roma ma non avendo comunque tessera del tifoso ed essendo comunque residente in Campania, non potrò andare allo stadio, per cui mi troverò a vivere questa giornata che dopo l'omicidio di Ciro Esposito è diventata comunque una giornata sicuramente che ha poco a che vedere con lo sport, con il calcio, me la vivrò comunque in una condizione di doppio disagio. Tra l'altro io ho seguito molto da vicino la vicenda di Ciro perché mio padre era un collega di fabbrica del zio di Ciro, che si è speso molto, per cui per una serie anche di incroci comunque di relazioni familiari ho seguito quella vicenda sicuramente da vicino. Non sarà una partita come le altre, no. È naturale che non lo sarà, soprattutto poi dopo la richiesta di ergastolo per Daniele De Santi, accusato dell'assassinio di Ciro. E la cosa paradossale è che a distanza comunque di ormai quasi 2 anni dai fatti di Roma, in un paese come l'Italia dove si viene a sapere tutto di qualunque processo, le intercettazioni comunque vengono rese pubbliche praticamente sempre, poi a tutt'oggi non sappiamo ancora i nomi di questi presunti 4 complici di Daniele De Santis. Sono veramente curioso di saperli perché magari se un giorno usciranno fuori vedremo se sono confermate quelle voci secondo le quali si tratta di personaggi comunque legati da rapporti di parentela politici di primo livello comunque in Italia della politica romana. Speriamo che in questo senso ci possa essere giustizia, ecco, perché è quello che ci attendiamo tutti. Caro Rosario, c'è il buon Ciro Gaibe di Napoli Calcio News che ti ripresenta e che vuole farti una domanda. Sì, ciao Rosario, voglio farti una domanda. Sì, voglio farti una domanda sia di stampo musicale che calcistica. In realtà si legano, perché questo è un periodo di grande fermento musicale, soprattutto in Italia. Oggi, come ricordavi tu, è uscito il nuovo album dei 99 Posse, ma oggi è uscito anche il nuovo album di Niccolò Fabi. Qualche settimana fa è uscito il nuovo album di Daniele Silvestri. Insomma, la musica italiana si sta rilanciando alla grande. Volevo chiederti, secondo te il calcio italiano si rilancerà alla grande? Guarda, è molto complicato, perché diciamo negli ultimi anni noi abbiamo assistito ad un fenomeno comunque di crescita di non solo alcuni campionati ma in particolare di alcuni club. Tu considera che ho vissuto a Londra, quindi conosco molto bene la situazione inglese. Il Chelsea e il Manchester City, che oggi sono comunque due grandi club che negli ultimi anni comunque hanno conquistato titoli nazionali, si sono imposti anche sulla ribalta internazionale. Storicamente non sono due grandi club, cioè sono club sicuramente che hanno un grosso seguito di pubblico. Vero. Ma prima di Abramovic e prima degli Scelchi non avevano vinto comunque sostanzialmente nulla, o comunque Vero. Avevano vinto molto poco e non vincevano da anni. Lo stesso discorso si può fare per il PSG. Il problema del calcio italiano è che secondo me è troppo poco credibile per attirare comunque capitali stranieri. Ecco. Capitali internazionali, cioè sembra un po' come dire, mi concederete la licenza, no? Diciamo sì. Il casino dove c'è la roulette truccata
e di conseguenza lo scommettitore ci pensa comunque su più volte prima insomma di investire, comunque di rischiare i propri soldi, perché sembra appunto un sistema chiuso in cui valgono delle regole solo autoreferenziali, solo legate comunque al contesto nazionale, e a tutt'oggi quello che era comunque il campionato più ricco, il cosiddetto campionato più bello del mondo, oggi sconta comunque una profonda crisi. Sì, sono arrivati dei capitali stranieri come Pallotta alla Roma, come Toir all'Inter, ma non sembrano appartenere a quel gota comunque dell'economia e della finanza internazionali che hanno fatto fare il salto di qualità ai club che citavo precedentemente. Beh, decisamente sì, spero che qualcuno nel nostro calcio ne prenda atto di questo, così come, caro Rosario, dovrei prendere atto anche di una domanda del nostro Federico Mancini. Allora, ciao Rosario. Ciao Federico, ciao. Volevo chiederti, ecco, un po' di darci, ecco, in modo sintetico, la storia dei 99 posti, cioè come tu hai puntato su questi ragazzi e... secondo te qual è la strada per le giovani band napoletane per arrivare al palcoscenico nazionale? Guarda, in realtà diciamo più che di aver puntato io su di loro, diciamo che noi siamo cresciuti sostanzialmente insieme, però quella dei 99 posti è una vicenda molto atipica. Io sono anche l'autore di Curru Curru Vaglioso, sì, sì, dei 99 posti, uscito a dicembre del 2014 per Baldini e Castoldi, e quindi in qualche modo ho tracciato anche comunque la biografia di questa band. È stato comunque un fenomeno atipico, perché quel fermento musicale è stato prodotto sostanzialmente dal movimento studentesco che fra l'89 e il 90 occupò per vari mesi l'università in protesta contro la cosiddetta legge Ruberti, che prevedeva la prima privatizzazione dell'università, quindi l'innalzamento delle tasse universitarie, e di conseguenza diciamo è una quella dei 99 posti è una storia solo in parte musicale, e sicuramente è una storia musicale perché parliamo di un gruppo che ormai ha raggiunto comunque quasi il milione di copie vendute in carriera, ha tenuto circa 1500 concerti, per cui da questo punto di vista parliamo sicuramente di musica. Però è anche diciamo un'esperienza poco generalizzabile, soprattutto in qualche modo poco fruibile. Da un punto di vista personale, io alle nuove band do sostanzialmente qualche consiglio semplice. Innanzitutto ascoltarsi con molta, come dire, con molta obiettività, perché a volte si finisce, ma questo vale per chi suona, per chi scrive, si finisce comunque per sopravvalutare la reale portata di quello che si sta producendo. E poi comunque, soprattutto in una prima fase, di non credere che esistano dei manager, che esistano delle agenzie, che esistano delle produzioni che ti possono far fare quello che non sei in grado di fare. All'inizio una band deve puntare sostanzialmente su se stessa, sulla capacità comunque di andare in una città e di ritornare poi in quella città e di fare più gente della volta precedente. Chiaramente poi negli ultimi anni abbiamo assistito al fenomeno dei talent show che ha un po' sconvolto, diciamo, ha sparigliato le ha case, monopolizzato, no? Un po' tutto effettivamente. Sì, però se ci fai caso, diciamo, buona parte di questi artisti dei talent show dura poi una stagione. Non riesce a consolidare comunque un rapporto con... Certo, in qualche caso c'è qualcuno che comunque ci è riuscito, però tendenzialmente secondo me rischiamo di ritrovarci di fronte a un fenomeno estemporaneo dove se sei quello del 2006 che ha vinto nel 2016, fai il tuo tour, le tue date, ma l'anno prossimo ci sarà il vincitore del 2017, per ecco, cui tu finisci per andare un po' nel dimenticatoio. Comunque sicuramente questi talent show, sicuramente internet hanno modificato moltissimo sicuramente il rapporto fra le band e il successo che potenzialmente queste band possono ottenere. È vero, decisamente sì. Rosario, ci hai ricordato, ecco, appunto, che tu hai avuto modo di fare questo libro, racconto dei 99 post, e oggi c'è appunto è uscito il nuovo disco. Ma tu che hai una postazione, diciamo, diversa dalla nostra, chiaramente, cos'è che ti ha impressionato del tempo, le parole e il suono? Poi, tra l'altro,
il gruppo ha anche suonato a casa all'Officina 99, ecco, suonato, o meglio, provato più che altro. E cos'è che ti ha maggiormente colpito e che cos'è che consigli, ecco, diciamo, ai nostri ascoltatori di ascoltare con dovizia di particolare? Guarda, quando in fase di preparazione, quando stavano nascendo i testi comunque di questo disco, Luca Persico, noto, diciamo, dal nome artistico di Zulu. Era stato comunque molto chiaro. Il suo discorso sostanzialmente è questo, è un discorso molto onesto. Dice: noi siamo nati comunque come gruppo in un determinato momento storico in cui avevamo 20 anni, in cui eravamo degli attivisti comunque di un centro sociale occupato. Sì. Col passare degli anni, io oggi sono un uomo di 45 anni che ha un figlio di 3 anni, quindi la mia prospettiva oggi è una prospettiva diversa e quindi anche la mia scrittura è una scrittura diversa. Da un lato, l'ascoltatore poco attento dirà: è il disco di sempre dei 99 posti. Mm. Da certi punti di vista, certe sonorità, voglio dire, certe tematiche sono naturalmente quelle di un gruppo che ha una forte caratterizzazione anche politica, una forte identità. Ma allo stesso tempo però c'è comunque una lettura anche più personale di certi fenomeni. Cioè, potremmo dire che mentre, diciamo, in passato il punto di vista è stato quello del fenomeno più collettivo, oggi Luca si racconta comunque per quello che è, appunto, un uomo ormai adulto, un uomo che ha sperimentato diverse fasi della sua vita, e non ultima quella della paternità negli ultimi anni, per cui da un lato, ripeto, è un disco che è assolutamente in un rapporto di continuità con la storia del 99, ma dall'altro è anche, secondo me, un disco che apre comunque una frattura, una discontinuità rispetto a quel percorso, perché lui si mette più a nudo, secondo me si racconta comunque di più. Io, diciamo, lui, diciamo, nei mesi scorsi dava proprio questo tipo di interpretazione. Via via io poi sono venuto a conoscenza del materiale, l'ho visto diventare da un testo scritto su un foglio di carta, poi una canzone, poi riarrangiata, prodotta, eccetera, eccetera, attraverso tutti i passaggi di cui si compone un pezzo, l'ho visto assumere esattamente questo tipo di fisionomia. Quindi, secondo me, lui ci aveva visto giusto. È un disco che dall'altro esprime un rapporto di continuità, ma dall'altro ha un approccio più personale comunque alla vicenda. Quindi comunque è un disco imperdibile, perché se sono c'è una continuità col passato, ma anche una discontinuità, ecco. Me, diciamo, da un certo punto di vista, anche dal punto di vista compositivo, musicale, ma anche per il lirismo dei testi, forse è uno dei dischi più belli che loro hanno prodotto. Poi non dimentichiamo che loro si sono sciolti dal 2002 al 2009, quindi in realtà questo è il secondo disco inedito dopo la reunion avvenuta nel 2009. Esatto. Per cui, diciamo, mentre il primo, Cattivi o Agnune, era un disco in qualche modo monotematico perché era molto dedicato alla vicenda carceraria, alla condizione, all'esistenza del carcere come istituzione nella nostra società, questo è un disco che in qualche modo rimette 99 posti in gioco a livello più, diciamo, globale, più a 360 gradi. Secondo me comunque è un gran bel disco, e tra l'altro io sono a Roma in questo momento e partirò a breve per andare alla prima data, che quest'anno sarà quella di Firenze. Davvero. Ho un'ultima curiosità prima di lasciarti, Rosario. Appunto, lunedì ci sarà questa tappa romana del gruppo e ci sarà, appunto, come ho già detto, la partita del Napoli. Una vittoria azzurra e un grande concerto, ci metti subito la firma, no? Vabbè, questo sicuramente, anche se voglio dire, come tutti quanti noi, ad agosto dell'anno scorso non mi aspettavo che saremmo comunque arrivati così vicini al sogno, ma poi una volta arrivati così vicini al sogno, anche, diciamo, il traguardo della Champions diretta del secondo posto rischia di essere una delusione. Però da questo punto di vista, insomma, chi mi segue anche sulla pagina del Napolegno, sulla mia pagina Facebook, ecco, sa che io sono comunque profondamente critico nei confronti della politica di Aurelio De Laurentiis, ecco, perché riconosciamo il bicchiere mezzo pieno, perché eravamo in Serie C e oggi siamo a un passo per l'ennesima volta dalla Champions, quindi è meglio la C di Champions che la C di Serie C. Però allo stesso tempo ti ritrovi primo a gennaio a letto di tutti i favoritismi e la sudditanza psicologica del palazzo e del sistema del pallone italiano nei confronti della Juve, magari due giocatori scafati che ci potevano
permettere di arrivare un attimo, diciamo, meno con la lingua di fuori al rush finale, io comunque li avrei presi. Però il presidente del Napoli è lui, io sono un tifoso e quindi naturalmente sottoscrivo grande concerto e grande vittoria del Napoli che ci metterebbe, diciamo, definitivamente al sicuro. Adesso voglio fare giusto un ultimo chiarimento. Vai. non sono di quei tifosi che dicono a questo punto, dei tifosi che contestano De Laurentiis, che dicono a questo punto meglio arrivare terzi, meglio arrivare quarti, così il Napoli non incassa soldi. No, questa è una fobia, perché oggi una squadra, soprattutto un club che si autofinanzia, ed il Napoli è completamente autofinanziato, cioè utilizza solo i proventi che vengono dalla sua attività, se vuole crescere non può prescindere dall'incassare sempre più frequentemente questi soldi della Champions, perché ricordo a tutti che l'anno scorso con una semifinale di Europa League noi abbiamo incassato una decina di milioni di premi UEFA in totale. Una buona Champions, che significa un buon girone e magari anche uscire nel primo turno degli scontri diretti o riuscire a superare quello, ti porta almeno 40-50 milioni, per cui è sotto gli occhi di tutti che quei soldi comunque servono, naturalmente a patto che Aurelio De Laurentiis decida di investirli integralmente e completi il quadro. Secondo me, sì. Concludo trattenendo Higuain e riuscendo a darci delle alternative di qualità come abbiamo già in attacco, anche al centrocampo, soprattutto al centrocampo in difesa, il Napoli quest'anno potrebbe aver costruito, diciamo, le premesse per lottare ancora più seriamente per lo scudetto l'anno prossimo. Questo però dipende da Aurelio De Laurentiis. È un uomo che non arriva dal calcio, arriva con una mentalità comunque da imprenditore del calcio, e secondo me si chiede: ma a che serve vincere lo scudetto se il secondo posto ti va in Champions lo stesso? Ecco. Per cui, diciamo, come dire, io rispetto con Corrado Ferlaino, che è un personaggio in chiaroscuro, che ha tante luci e tante ombre, lui sicuramente è meno appassionato, è meno tifoso, guarda la cosa più dal punto di vista dell'impresa, esatto, più economico, dal punto di vista sportivo. Però io spero che si renda conto che il Napoli ancora oggi, anche dal punto di vista del, diciamo, di un ragionamento puramente imprenditoriale, con degli investimenti è un'impresa che può crescere ancora di più, perché il Napoli ha milioni di tifosi del mondo, Napoli è l'unica metropoli italiana che ha una sola squadra, abbiamo fra i 5 e 6 milioni di tifosi, un Napoli vincente può diventare veramente il faro di tutto il movimento calcistico meridionale. Cioè, noi possiamo diventare la squadra di tutta la grande provincia meridionale. Io ricordo, siccome quest'anno purtroppo compio 50 anni, ricordo l'anno del primo scudetto, io mi ricordo perfettamente Cortei a Campobasso, Cortei a Potenza, al di là di tutti quelli in Campania, no? Per dire che un Napoli vincente può diventare comunque un riferimento, come lo è il Barcellona per tutta la Catalogna, o lo è il Real Madrid, diciamo, per tutto un certo sentimento comunque che si identifica comunque nella capitale spagnola. Il Napoli, ecco, deve diventare quello. Io ricordo in quegli anni esisteva un Napoli Club Palermo, sono convinto che un Napoli vincente attirerebbe comunque le simpatie di moltissimi meridionali. Tra l'altro, secondo una rilevazione dell'anno scorso, Napoli già ora è la squadra che ha più tifosi in assoluto al sud. Per cui, secondo me, questa è la strada. De Laurentiis deve comprendere che la città si è abituata, ha fatto la bocca ai piazzamenti, ma ora vogliamo vincere. E questo è l'ultimo passo per, appunto, diventare qualcosa, per ottenere qualcosa di più per il futuro. Rosario, io veramente sono stato molto contento di chiacchierare con te, e lo stesso dicasi per Federico e Ciro. Io ti ringrazio ed è stato veramente un grande piacere averti con noi in onda. Io vi abbraccio, saluto quelli che ci hanno ascoltato e saluto anche i lettori della pagina del Napoletto, sia quelli che io chiamo provocatoriamente Mauro Boi. Vogliamo vincere. Un saluto a tutti e buonasera. Ciao Rosario, grazie. Rosario, ciao.